benvenuti ad InfoSalute, un approfondimento giornalistico sulle tematiche sanitarie. Vi condurremo in un viaggio di 10 puntate, ospiti dell'ospedale Santa Maria di Bari, che è una struttura sanitaria privata accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale, che gentilmente ci ospita in questo studio e che ci consentirà di chiacchierare con una serie di medici specialisti appunto in un viaggio di 10 puntate. In questo primo incontro è nostro gradito ospite il dottor Donato Serena, che è responsabile del reparto di chirurgia vascolare presso appunto il Santa Maria di Bari. Salve dottore. Salve. Allora, intanto cerchiamo di chiarire di cosa tratta la sua branca specialistica, sì. La chirurgia vascolare. Sì, la chirurgia vascolare si occupa delle arterie, delle patologie delle arterie e delle vene, cioè dei vasi sanguigni che portano il sangue ai vari organi e lo drenano. In sostanza, la chirurgia vascolare, disostruendo oppure variando il decorso o addirittura in alcuni casi eliminando alcuni vasi sanguigni, corregge i difetti dei vari organi. Senta, ecco. Le patologie più diffuse quali sono? Le patologie più diffuse della chirurgia vascolare sono in effetti quelle delle vene. La malattia insufficienza venosa, le cosiddette vene varicose, rappresentano addirittura, sono presenti in circa il 60% della popolazione. È una malattia ereditaria, costituzionale, che può curarsi con la chirurgia o anche con la terapia medica. Poi ci sono le patologie arteriose, in percentuale minore, sono più diffuse nella popolazione di età più elevata e con fattori di rischio tipo l'ipertensione, il diabete, il fumo. Quindi le vene varicose hanno una incidenza così elevata nella popolazione? Le vene varicose hanno un'incidenza molto elevata nella popolazione. Tuttavia, devo specificare che in questo ospedale la patologia venosa viene sì trattata, ma non rappresenta il grosso degli interventi chirurgici che noi effettuiamo, perché per motivi legati di politica amministrativa di questa struttura, noi abbiamo scelto di occuparci prevalentemente di chirurgia arteriosa. Ecco, dottor Serena, ci spieghi meglio questo passaggio, cioè a fronte di una patologia più frequente, che è quella per esempio delle vene varicose, voi decidete di concentrarvi sull'arterioso, come sì, mai? Perché abbiamo, questo è un ospedale accreditato, riceviamo un rimborso dalla regione che è sottoposto a un limite, a un tetto di spesa. Questa struttura ha deciso di qualificarsi come un centro di eccellenza e siccome le patologie arteriose sono quelle a più elevata complessità, dovendo fare una scelta su quali trattare e seguire, si è privilegiato queste patologie, anche perché abbiamo a disposizione in questa struttura dei mezzi, delle professionalità e degli ambienti che ci permettono di trattare veramente patologie ad elevata complessità e di dare, somministrare ai pazienti dei trattamenti molto molto all'avanguardia. Senta, queste limitazioni di budget però non interessano ad esempio i pazienti che non sono pugliesi, che vengono da fuori regione? Sì, è vero, le limitazioni del budget della nostra struttura interessano soltanto i pazienti residenti nella regione Puglia. I pazienti che provengono da un'altra regione come la Basilicata ad esempio non hanno né lista d'attesa né limitazioni di spesa per quanto riguarda il budget. Quindi saltano le liste d'attesa, vanno direttamente. Sì, sì, è così, è un fenomeno paradossale che si genera questo beneficiano sistema. Comunque di una struttura ai massimi livelli. Senta, a proposito di questo, quali sono gli interventi sui quali la Santa Maria è particolarmente specializzata per quanto riguarda sì, la vascolare? Il nostro cavallo di battaglia si chiama chirurgia endovascolare. Chirurgia endovascolare vuol dire eseguire gli interventi chirurgici non attraverso tagli e incisioni, ma attraverso controllo radiologico, punture, introduzioni di fili e strutture guida all'interno dei vasi sanguigni per effettuare la procedura più comune e più conosciuta anche al grande pubblico, è quella che si chiama angioplastica. Ecco, diciamo, in cosa consiste l'angioplastica? L'angioplastica in particolare consiste nel disostruire una lesione di un'arteria e quindi nel alleggerire la sofferenza dell'organo che questa arteria vascolarizza, introducendo un filo guida che scavalca questa lesione, su questo filo guida montando un palloncino e dilatando la lesione. Questa placca che ostruisce l'arteria non viene eliminata come nella chirurgia tradizionale, ma viene spostata verso l'esterno della parete e per evitare che la placca ritorni al suo posto si lascia in sede uno stent, che è una sorta di gabbietta metallica che evita appunto il riformarsi di questo restringimento.
E quali sono i tempi di recupero per i pazienti che si sottopongono a questo intervento? I tempi di recupero della terapia endovascolare, come ad esempio l'angioplastica, sono immediati, nel senso che il paziente ha un beneficio subito, ma soprattutto, non avendo avuto incisioni, tagli, anestesie di alcun genere, è mobilizzabile immediatamente nelle ore che seguono l'intervento. Questo permette di ridurre il disagio per il paziente, il tempo di degenza e di avere una ripresa immediata. Diciamo che lei, rispetto ad altri suoi colleghi medici, ha il beneficio di vedere il vantaggio per il paziente in maniera istantanea. Sì, è vero. La chirurgia vascolare arteriosa, anche la venosa in parte, sono da un punto di vista professionale molto soddisfacenti. Assistiamo a grandi miglioramenti con una terapia che si concentra in 1 o 2 giorni di degenza. Il paziente che rischiava un ictus per una carotide ostruita va a casa e starà bene per i prossimi anni. Il paziente che non cammina perché ha le arterie delle gambe ostruite va a casa camminando, e questo è molto soddisfacente per quanto riguarda questo tipo di professione chirurgica, insomma. Senti, dottor Serena, noi l'abbiamo proprio strappata al suo reparto, per quello insomma la ringraziamo, lei è ancora in camice. Allora, ci fa un po' di numeri riguardo al reparto di chirurgia vascolare del Santa Maria di Bari? Sì, diciamo che il reparto di chirurgia vascolare della nostra clinica ogni anno ricovera circa 1 migliaio di pazienti. Nello specifico, il nostro anno, tra virgolette, migliore è stato il 2008, dove nel 2008 abbiamo fatto circa 1200 pazienti ricoverati. Non c'era ancora quella limitazione di spesa di cui ho parlato prima. Adesso che c'è, noi ci siamo attestati un numero che va tra i 7 e gli 800 casi. Voglio sottolineare un dato particolare. Anche qua, avendo limitato il numero dei casi che possiamo ricoverare, ci siamo concentrati sulla qualità del servizio offerto. In particolare voglio sottolineare un dato di cui vado molto orgoglioso, che è quello del 2010. Abbiamo avuto nel reparto di chirurgia vascolare una mortalità zero, non abbiamo avuto alcun decesso. È un dato che credo raramente si verifichi in un ospedale di questo tipo e che tratta patologie di questa complessità. Patologie anche molto gravi, insomma, con una mortalità comunque statisticamente elevata. Può avere una sua incidenza anche il fatto che ci sono tanti reparti legati al sistema cardiocircolatorio? Certo. Voglio specificare che il nostro approccio alle patologie vascolari arteriose è un approccio che noi chiamiamo multidisciplinare. In particolare, bisogna intendere questa patologia non come una patologia di un distretto corporeo, delle arterie, delle gambe, del collo, del cuore, ma come una patologia del sistema circolatorio. E allora anche il paziente va inquadrato nel suo complesso. Le faccio un esempio pratico: non potrà mai succedere nel nostro reparto che un paziente che viene per fare un'angioplastica di una carotide vada a casa e poi abbia un problema, abbia un infarto nei giorni successivi. Noi studiamo i pazienti da tutti i punti di vista cardiovascolari ogni volta che si ricoverano. Abbiamo messo a punto dei protocolli che ci permettono, diciamo così, anche di standardizzare queste procedure e di non far correre rischi al nostro paziente. Senti, dal punto di vista tecnologico, quali sono i nuovi ritrovati nella diagnostica? Dal punto di vista tecnologico, una cosa, diciamo così, una particolarità della nostra struttura è anche quella di avere a disposizione, a parte una diagnostica di elevatissimo livello e la sala angiografica, di avere una sala angiografica ibrida. In realtà, mentre prima c'era una dicotomia tra la chirurgia tradizionale e gli interventi cosiddetti a cielo aperto e la chirurgia endovascolare, le angioplastiche, adesso si è capito che si può ulteriormente superare il limite di queste due branche con una chirurgia ibrida. In questa sala angiografica noi abbiamo la possibilità di eseguire contestualmente, nello stesso punto, durante la stessa anestesia, interventi complessi che prevedono una parte chirurgica e successivamente un completamento con un'angioplastica, sempre nell'ottica di dare una risoluzione completa del paziente. Questo non si può fare nella maggior parte dei centri perché non c'è a disposizione una sala operatoria ibrida, cioè una sala che sia una sala di emodinamica e contemporaneamente permetta di eseguire nello stesso posto interventi chirurgici. È chiarissimo. Dottore, ma è noto che le patologie vascolari sono legate anche a cattivi comportamenti come il fumo o l'obesità.
Cosa si può dire riguardo alla prevenzione? Riguardo alla prevenzione si può dire ovviamente la cura dei fattori di rischio, nella fattispecie il fumo, l'alimentazione, l'obesità, il diabete, il colesterolo, eccetera. Un argomento, diciamo così, che andrebbe trattato, sottolineato, un test molto semplice da seguire che va fatto quando possibile, è l'eco color Doppler. Con l'ecografia è possibile ormai in maniera molto precisa e approfondita studiare i distretti vascolari principali dell'organismo. Si tratta di un esame semplicissimo, infinitamente ripetibile, che costa anche poco e che va fatto in tutti i pazienti in cui si sospetti una patologia di tipo vascolare. Bene, io, dottor Donato Sanena, la ringrazio davvero moltissimo, do appuntamento ai miei telespettatori alle prossime puntate di InfoSalute, sempre qui dall'ospedale Santa Maria di Bari. Arrivederci.